ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Benvenuti sul nostro secondo canale, video di ricette sane e leggere e vlog a supermercato e video di recensioni di prodotti da supermercato, proprio come in questo caso. Mi raccomando, quindi iscrivetevi se ancora non siete iscritti, questo è il nostro secondo canale, quindi ci tengo a specificarlo perché a volte alcune ragazze mi dicono: io non trovo quel video, semplicemente perché è un altro canale. Quindi iscrivetevi ragazze. C'è anche la mia sorellina, siamo qua per farvi il video dei prodotti Ins, che poi adesso l'ho scoperto, sai Nancy? Ins si chiama, significa insieme. Ah, io lo sapevo. Insieme per l'ambiente. Ah, bello. È fantastico. Infatti poi c'è stato anche questo sacchetto, è 100% biodegradabile. Già perché questa cosa è andata all'Ins, io ho fatto anche vlog al supermercato, che hanno visto, perché abbiamo caricato il vlog al supermercato, voglio rifarlo assolutamente. Se c'è Ins, facciamo missioni più specifiche, sì più approfondite, sapete, cose da donne. Ho trovato tante cose carine, i prezzi sono super convenienti, quindi è un altro discount praticamente. Sì, è un altro discount Nancy, ma è fantastico. No, è proprio, se ce l'avete tipo vicino casa ve lo consiglio, perché risparmiate tantissimo sulle cose bio, sulle cose sane, pasta, pomodoro, olio, costano veramente poco. Poi ci sono anche i cosmetici. Sì, anche i cosmetici. Infatti io sono rimasta su di là. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Sì, perché lei mi ha mandato tipo tutti i messaggi su WhatsApp. Guarda qui, mi ha mandato tre foto di cosmetici. Guarda qui, costa solo €1. Sì, perché sì, ero proprio impazzita. Cioè veramente non stavo nella pelle. Era la recensione d'utilizzo sul mio primo canale, quindi per i cosmetici, nei miei soliti video prodotti da supermercato. Iniziamo subito Nancy. Allora, queste qua le vuoi far vedere tu? Sì, visto che te le sei scopanate. Le assaggiate già ragazzi per dare una giusta recensione. Sono delle tortine di carote e mandorle light, c'è scritto. Infatti è buonissime. È vero, c'è farina di frumento, olio di girasole, quindi non c'è olio di palma, non ci sono grassi vegetali. Ed è proprio buono ragazzi, è proprio la classica, il classico tortino carote. Queste quante mandorle? Ne escono, aspetta un momento. Ne escono 4 o 5? No, 4. Comunque sono buonissime, ragazze, queste tortine. È tipica, la tipica tortina. Sì, e come quella famosa. E la cosa bella è che grasso. Non ha grasso, non ha olio di palma, ovviamente. E ha pochissimi zuccheri, quindi è super super sana, anche poche calorie, veramente. Ed è prodotto in Italia. Ed è prodotto in Italia, brava, no? Come, la cosa importante. Comunque queste qua sono buone. E vi dico il prezzo, per tortine 1,29, ragazze. Ho conservato questo scontino proprio per dirvi i prezzi, perché sono prezzi da panico, prezzi da paura. Praticamente sono quelle come quelle dell'Usha. Sì, però là costano tipo €1,29, c'è proprio niente. Conviene. Prezzi esagerati, abbiamo fatto dei grandi affari proprio. Continuiamo, io. Passano le noci, questo è stato cattivo Max, perché si è aperto le noci, voleva assaggiare le noci, si è mangiato tutte le noci. No, ho detto Max, guarda, noi dobbiamo fare il video, va bene, voglio solo una, si è mangiato mezzo pacco di noci. Noci però bio, in guscio biologico. Lui ha detto che sono buonissime. Infatti è stato buono che le ha mangiate. Anche noi le abbiamo assaggiate, sì, sì. E infatti lui ha detto continuamente: mamma mia, troppo sono buone, troppo buone. Sono buonissime, sono bio. E sono, costano anche poco. Perché vi dico, poco. Voi sapete che la frutta secca è un alimento che costa molto. Quindi ovviamente adesso vi dico sto prezzo. Costano 3,49. Però considerate che un bel pacco sono 350 grammi. E normalmente costano anche tipo sì, 5-6 euro. Costano molto. Quindi poi sono italiani, insomma, sono io, quindi ok, tutto a posto. Poi abbiamo comprato la pasta. Un pacco di pasta l'ho preso, ragazzi, anche se ce n'erano vari formati. Sempre la stessa marca, anche sì, delle noci. La pasta l'ho pagata 75 centesimi. Cioè, pasta di penne integrali biologiche ad alto contenuto di fibre. C'erano anche sicuro gli spaghetti, i ricetti, no, i fusilli. C'erano tante cose, ma non lo potevo caricare troppo di roba. Cioè, veramente. Però, comunque, io voglio trovarlo perché è buono proprio. Fateci sapere dove sta. Andare là e farsi una bella scorta di queste cose. Andiamo noi, andiamo tipo col camion. Comunque, sì, andiamo in cielo, compriamo di tutto. C'è un affare. Praticamente. Ho preso lo zafferano, vabbè, questo non è bio, però comunque mi piace lo zafferano e quindi l'ho preso per farmi un bel risotto. Poi ho preso questa qua, mele pera frullata biologica, troppo carina. Praticamente
costa poco. Per chilo, rimasta così. Costa poco. Mela e pera italiana frullata 59 biologica. centesimi. È buona questa per portarla in borsa magari quando si è al lavoro. Considera che non ha zucchero aggiunti. No, c'è solo mela e pera. Da frutta biologica, sì. E la potete aggiungere tipo per esempio allo yogurt. E dolcificate il vostro yogurt, quello bianco, che magari può essere a sprigno, con questo che è naturale, cioè lo dolcificate in modo naturale perché non c'è zucchero, soltanto quello contenuto nella frutta, quindi è una cosa troppo troppo figa. E poi buono questo è brodo vegetale biologico, sempre dello stesso marchio, con il 45% di verdure senza glutine, granulare istantaneo. La cosa importante è che non solo è bio, ma non ha ingredienti vegetali dannosi, grassi vegetali, olio di palma, e non ha glutammato monosodico, che c'è sempre, che è dannosissimo e praticamente c'è sempre nel dado granulare, e infatti lo sconsigliano i nutrizionisti per questo. Però se trovate questo qua che è naturale, è ottimo. Sì, infatti ci sono solo ortaggi, cipolla, sedano e vari, estratto di lievito, spezie e sale, quindi solo verdure, non ci sono l'insaporitore, che è quello che è dannoso. E infatti è buono. Nei valori nutrizionali c'è scritto grassi 0 grammi, a 0 grassi, quindi è proprio tutto e tutte verdure, e costa 1,99. E anche questo posso assicurare che è poco, perché comunque sto barattolino è grande, dura tanto, sai, ce ne basta una puntina per fare, lo potete mettere, è molto non solo, concentrato, sì, non solo nel brodo, anche per insaporire una pasta, un risotto, anche un secondo, un piatto di verdure, quello che volete, è buonissimo. E posso assicurare che barattolini così di dado bio li ho pagati a volte 5 euro, anche molto, quindi così economico. Poi veniamo ai prodotti cosmetici, che ve li faccio soltanto vedere, curiosare, perché so che siete curiose e so che tante di voi che mi seguono su questo canale mi seguono anche per, comunque, per i cosmetici, il primo canale, certo, eccetera. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, che le vostre recensioni sono importanti. Io sono stra entusiasta perché, considerato, ho pigliato lo shampoo biologico ideale per tutti i capelli, con proteine del riso, non contiene parabene, non contiene nulla, l'inci anche ottimo, e costa 1,89 euro. Io ero impazzito, 1,89 euro. Allora ragazzi, a me il prezzo piace, è conveniente, l'inci mi piace. Ho preso il bagno doccia, e anche questo qua è completamente biologico, e anche dall'inci mi sembra abbastanza, sì, delicato. Costa sempre poco, 1,99 euro, con malva e burro di karité. Comunque 1,99 euro, stavo parlando di 400 ml di prodotto, per un prodotto biologico è buono. Poi ho preso sapone liquido, che quindi questo qua è ideale per tutti i tipi di pelle, da utilizzare sia sulle mani ma anche sul viso. L'inci è bellissimo. Sì, anche questo è, costa sempre 1,89 euro, quindi questo è ottimo. Poi c'era, se non erro, anche tipo il detergente intimo, è un'altra cosa. Comunque, vabbè, poi nel video tutti gli altri, sì, esatto, che c'erano. Invece per quanto riguarda gli alimenti c'era anche sicuro l'olio bio, che non costava tanto, però non l'ho preso, avevo paura che si rompeva la bottiglia di vetro. Poi c'erano le passate di pomodoro. C'era anche il cioccolato? Sì, c'era, però non lo potevi prendere il cioccolato, mica è pesante. E lo so, però mi volevo caricare di troppa roba. Vabbè, dai ragazzi, diteci nei commenti se c'è un Inzo vicino. E gli anacardi ci stavano? No, non c'erano. Meno male, se non uccidivo. Comunque ragazzi, suggeriteci Inz, sì, in Campania andare. Pure se ci dobbiamo allontanare un po', andiamo, così questa si piglia il cioccolato, sì, e facciamo un'altra bella missione, un bel vlog un po' più approfondito, facciamo vedere, perché quello è stato un poco così fulmineo. Toccate fughe, insomma. E quindi ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Metteteci un pollice in su se vi è piaciuto. Bravo, mettete un pollice in su per Nenzina. Vi mandiamo tanti baci. Ciao, ciao.